Buonasera amiche e amici di Tele Galileo, ben ritrovati all'appuntamento del venerdì con A Tutto Campo, la trasmissione che parla di tutti gli sport e non solo, prima parte dedicata alla Ternana femminile. Le Ferelle affrontano domenica al Pala di Vittorio, orario d'inizio 17:30, la capolista imbattuta e fino a qui a punteggio pieno del campionato di Serie A femminile, il Pescara, una partita che si annuncia davvero da tutto esaurito. Ne parliamo questa sera con due calciatrici della formazione rossoverde che vado subito a presentare in studio. Presento prima però la nostra presenza fissa del venerdì, Melanie Trivulzi. Buonasera Melanie. Buonasera. Sappiamo che sei esperta di calcio, quindi in questa prima parte sicuramente sarai a tuo agio. Saluto Pamela Presto. Buonasera Pamela. Buonasera. E Claudia Brandolini, eccole qua. Ecco Pamela e ecco Claudia Brandolini. Buonasera. Buonasera a tutti. Come vedete dalle mie spalle sarà una domenica particolare. La giornata rossoverde è stata ribattezzata perché c'è la possibilità per gli abbonati di ritirare il voucher che darà diritto all'accesso gratuito ad una gara dei quarti di finale dei playoff. Inoltre il costo del biglietto sarà di 3 euro anziché di 7 euro e per tutti, abbonati e non, c'è il concorso, il campionato dei tifosi. Quindi un Pala di Vittorio che si annuncia davvero tutto esaurito. Comincio da te Pamela, l'importanza della spinta del pubblico sicuramente non mancherà, è una partita importante per voi. Per noi il pubblico è fondamentale, abbiamo chiesto alla società per questa partita di avere un palazzetto veramente pieno perché ci serve, visto la partita contro il Pescara che è in prima in classifica, una bella squadra con tanta qualità, sarà una partita abbastanza difficile, però ci sarà sicuramente un ottimo spettacolo, quindi per chi viene a vederci lo spettacolo sicuramente non mancherà. Niente, abbiamo questa partita importante da giocare, non vediamo l'ora, abbiamo lavorato bene, stiamo lavorando bene, e niente, certo dall'altro lato, da quel lato abbiamo una squadra un po' abbastanza forte e con tanta qualità. Noi siamo poche, siamo corte, una rosa corta, però questa cosa non ci spaventa. Non abbiamo paura del nostro avversario, scenderemo in campo domenica sfruttando tutte le nostre armi e sicuramente sfruttare il campo con il nostro pubblico, i nostri tifosi è un'arma sicuramente in più. Niente. La carica non poteva che suonarla Pamela, anche perché il suo soprannome, non so se tutti lo sapete, è il granatiere, giusto? Così ti chiamano, vero? Non so se è un soprannome gradito oppure sai quelle cose che ti appioppano e poi ti restano appiccicate. No, mi fa piacere, quest'anno è così, mi fa piacere. Vabbè, me l'hanno dato i tifosi, quindi per forza, per forza. Sarà una partita speciale soprattutto per Claudia Brandolini che è di Pescara, vero? Quindi sarà una partita diciamo del cuore per te contro la tua squadra della tua città. Sì, vabbè, giocare contro la squadra della propria città fa sempre effetto, no? Però sarà una partita difficile perché sappiamo che squadre sono loro. Ce la metteremo tutta per portare il risultato a casa, quindi ci impegneremo per fare il meglio possibile. Oh, sicuramente la notizia positiva è che loro due, come le altre compagne, potranno finalmente tirare un pochino il fiato durante il match, perché notizia proprio di pochi minuti fa,
è stato perfezionato il tesseramento di Valeria Schmid e Jessica Manieri, quello di Dalita Bianchi era già stato perfezionato in settimana, si aggiunge proprio oggi, insomma intorno alle 19.30, la risposta affermativa del famoso transfer, quindi l'arrivo del transfer dal Brasile per queste due ultime giocatrici che sono state presentate allo Sport Lab ormai da un mese, non potevano giocare ovviamente fino a che il tesseramento non era perfezionato, venivano al Pala di Vittorio a sostenere le loro compagne di squadra, tre frecce in più all'arco di Mr. Schindler, Pamela, insomma tre giocatrici importanti per lanciare il guanto di sfida, tanto bene poi arrivano alla partita insomma più importante fino a qui, no? Sì, finalmente è arrivata questa bella notizia pomeriggio, perché ancora erano col punto interrogativo sia Valeria che Jessica. Avevamo la conferma di Talita, per noi sono tre elementi fondamentali che sicuramente ci daranno una grossa mano. Visto questa partita importante, che loro hanno una rosa al completo, solamente tre di loro stanno, per fare un esempio, stanno nella nazionale brasiliana, quindi abbiamo anche noi bisogno delle nostre brasiliane domenica in campo per competere, perché altrimenti a livello di qualità sicuramente da sole non potevamo competere, però lo stesso comunque scendevamo in campo per giocarci la partita. Certo. Anche perché stiamo, secondo me, facendo bene. Siamo in un momento di crescita, il morale è alto, quindi non ci manca niente per affrontare questo avversario. Ecco, a proposito di questo, la Ternana femminile è reduce dalla vittoria 3-2 in Puglia, in casa del Real Statte, nell'ultima partita di campionato. Abbiamo anche le immagini, possiamo vedere la sintesi della partita vinta dalla Ternana femminile per 3-2. Claudia, è stata una partita difficile, perché insomma lo Statte è una squadra di categoria insomma in questo campionato. È anche una trasferta complicata dal punto di vista logistico, avete sofferto un po' per tornare a Terni a causa insomma, dell'aereo che non voleva partire? Sì. Diciamo che non era una partita assolutamente scontata, non era una partita facile, loro erano terzi in classifica, è vero, anche con una gara in più, una o due se non mi sbaglio. E sì, non era una trasferta facile, come ho già detto. Siamo riusciti a portare il risultato e sono soddisfatta. Sì, come hai detto tu, non è stata una trasferta semplice anche per quanto riguarda il volo, però è andata bene lo stesso. Pamela, sbaglio, lì ho visto, mi sa, un braccio tuo malandrino, no? Può darsi, vabbè, ormai è andato. Sì, lei l'ho toccato, però era involontario. Senti, che partita è stata, Pamela? Cioè, ho pensato a Renadigna, vabbè, a togliere le castagne al fuoco dal punto di vista realizzativo, però la non tenuta... è stata una partita facile. Uh-huh. Abbiamo giocato bene il primo tempo sicuramente, e poi il secondo tempo si è abbassata l'intensità anche per un po' di stanchezza, perché non avendo forse tanti cambi eravamo pure un po' stanche e loro hanno approfittato di questa situazione. Però alla fine è il risultato che conta, abbiamo portato tre punti importanti. Renadigna è un momento di forma davvero strepitoso, buon per, insomma, per tutti noi tifosi della Ternana femminile. Claudia, ti voglio chiedere che tipo di giocatrici sono Jessica, Valeria e Talita, che il pubblico ternano non ha ancora viste se non sugli spalti a seguire voi vi conosciamo bene perché insomma siete ormai qualche anno che è giocata a Terni, quindi presentaci un po' queste nuove compagne. Sicuramente le presentazioni le hanno fatte in maniera ampia, sono comunque due giocatrici che hanno vestito la maglia della nazionale brasiliana, sia Jessica che Valeria. Talita è una giocatrice giovane, tanta corsa, e secondo me saranno tre giocatrici che potranno sicuramente darci una mano. Poi, come hai detto tu, Renata è un momento di forma incredibile, ma non, diciamo che non scopriamo adesso la giocatrice che è, e l'ha dimostrato lo scorso anno, lo sta dimostrando adesso, una giocatrice fondamentale,
e niente, sicuramente ci daranno una mano le ragazze che entreranno, anche a livello di organico, di rosa, perché come hai detto prima siamo attualmente corte, eravamo fino alla scorsa settimana, quindi ruotavamo in poche e anche tre cambi in più di qualità ci daranno una grossa mano, sì. Oh, non vorrei mettere il dito nella piaga, però abbiamo anche le immagini della vittoria a Falconara 2-1, vittoria che è stata messa in discussione da un reclamo presentato dal Falconara, per ora accolto dal giudice sportivo, in attesa del controricorso presentato dalla Ternana femminile per via del tesseramento non regolare, così dice il Falconara, di una calciatrice della Ternana femminile della Juniores. Il controricorso della Ternana si basa sul fatto che anche il Falconara aveva diciamo nel roster una giocatrice non tesserata regolarmente, che per di più ha pure giocato questa partita a differenza della ragazza rossoverde. Quindi in attesa del controricorso che verrà analizzato, per ora questa partita purtroppo è stata che era stata vinta dalle Ferelle per 2-1 viene dato la sconfitta a tavolino per 6-0, quindi 3 punti in meno che rallentano per ora la rincorsa alla vetta della classifica. Dico, metto il dito nella piaga, perché questa partita la Ternana femminile l'aveva vinta con una doppietta di Pamela Presto, che insomma abbiamo visto in questa partita incisiva in fase realizzativa. In genere li vediamo guidare la difesa, anche se poi bene, il calcio a 5 si ruota, però insomma non a caso sei il granatiere della difesa, e qui invece è proprio scatenata anche in attacco Pamela. Sì, che ti era successo quel giorno? Che, raccontaci il segreto. Diciamo che nella rotazione mi è andata bene, ho trovato il gol. Però quella è stata una partita difficile perché loro ci aspettavano ai 10 metri, erano chiuse in difesa, noi abbiamo fatto, non so, 100.000 tiri tra Renata, pali, traversi, sembrava che era stregata quella porta. E poi per fortuna sono entrate i miei due gol e abbiamo portato il risultato a casa. Peccato, fa rabbia che abbiamo perso questi punti così, con un banale ricorso, però dobbiamo guardare avanti, guardare i nostri obiettivi, le nostre prossime partite, poi aspettando questo contro ricorso che ha fatto la società, però pazienza, le dobbiamo fare. Niente, per forza. Non possiamo fare niente. A noi comunque abbiamo vinto sul campo, a noi è servita comunque questa vittoria per credere nel nostro potenziale, per tenere sempre su il morale, niente. Claudia, come si affronta insomma, diciamo, una badossa del genere, nel senso, no, vincere una partita sul campo e poi ti ritrovi che il giudice sportivo ti toglie 3 punti per una decisione che, sì, tesseramento irregolare, però pure dall'altra parte c'era una gioca che per di più è entrata pure in campo nella stessa condizione, per cui insomma fa un po' rabbia, no? Però immagino che vi dovete togliere il pensiero dalla testa, concentrarvi sul campo e poi insomma tirare le somme, no? Sì, ovviamente non è facile, perché comunque perdere una partita sul campo dopo che si hanno fatto perdere una partita non sul campo ma per il giudizio sportivo, specialmente dopo che abbiamo fatto sacrifici, abbiamo una rosa corta, abbiamo vinto e abbiamo perso una partita perché hanno fatto un ricorso a un under 16, anzi Aurora Lorenzoni ha 14 anni, una giocatrice che non è entrata neanche in campo, cioè sicuramente fa rabbia, però dobbiamo andare avanti, e come ha detto Pamela dobbiamo andare avanti e dobbiamo pensare ai nostri obiettivi, guardare i nostri obiettivi e niente, sperando che il controricorso della società faccia un effetto, buon esito. Oh, abbiamo ricordato dei biglietti a 3 euro, del voucher,
per quei pochi che ancora non l'avranno acquistato, perché insomma la partita ha un grande richiamo già di suo. Le Ferelle affrontano il Pescara imbattuto e a punteggio pieno nel campionato, per cui insomma è sicuramente la partita fino a questo momento più importante della stagione. Dicevo, i voucher per gli abbonati che potranno così ritirare gratuitamente il biglietto per una delle partite dei quarti di finale playoff, nonché i biglietti stessi della partita, saranno in vendita anche sabato mattina dalle 10 alle 12, ovviamente fino a esaurimento posti. Adesso non abbiamo il dato, ma insomma immaginiamo che il Pala di Vittorio sarà davvero una bolgia, gremito in ogni ordine di posti. Abbiamo anche il quadro delle partite della giornata, prego Alberto Francioli di mandarcelo in onda, eccolo qua. Volevo commentarlo un attimo con voi, con Pamela e Claudia, per chiedervi se non foste giocatrici della Ternana femminile, non foste impegnate al Pala di Vittorio per questa partita, quale di queste, Pamela, ti andresti a vedere, così per interesse e curiosità? Forse Montesilvano, perché sarà il nostro prossimo avversario, dove noi dobbiamo studiarlo bene, perché ancora io non ho capito questo Montesilvano com'è, perché sulla carta per me era una squadra che può fare bene, però ha avuto delle partite che non lo so, ha perso, ha pareggiato, quindi sta avendo degli alti e dei bassi, quindi è una squadra che volevo andare a vedere personalmente. È il recupero, della seconda però, giornata, no? Se non sbaglio, col Montesilvano, dico, sarà il recupero, perché noi dobbiamo ancora recuperare questa partita. Era stata rinviata perché il Montesilvano giocava la Supercoppa, mi sembra, no? Con la finale di Supercoppa con l'Olympus. Claudia, beh, non ti chiedo del Montesilvano perché la squadra dove hai mosso i primi passi, se non sbaglio, vero? Sì. Ho studiato bene e quindi te ne faccio scegliere un'altra a te. No, comunque io non avrei scelto il Montesilvano, sono sincera. Ecco. Perché non mi sembra una partita, non lo so, mi sembra una partita un po' facile, tra virgolette, quindi si può vedere come non si può vedere un avversario in una partita del genere, a mio avviso. Io avevo sceglierei o Kickoff Breganze o Salinis Lazio, sinceramente, perché secondo me sono le partite un po' più combattute e forse a livello, cioè, da guardare sicuramente più spettacolari, per quello io sceglierei queste squadre. Possiamo vedere anche la classifica, se Alberto ce la mette in onda, perché almeno possiamo vedere qual è la situazione. Eccola qua, un po' piccola, però insomma ci sforziamo. Pescara, 8 partite, 8 vittorie, 60 gol fatti e 11 subiti. La Ternana purtroppo da 18 punti che aveva se ne ritrova solo 15. Al momento chiaramente c'è una partita da recuperare, che è quella appunto con il Montesilvano. Pamela, è una classifica che rispecchia un po' l'andamento del campionato, ci sono secondo te squadre che hanno un po' deluso o altre che ci sono andate fino adesso sopra le aspettative un po' della vigilia? No, ti ripeto, io mi aspettavo di più dal Montesilvano, per me non merita quel posto in classifica, però più o meno sì. Non meritiamo noi quel posto, ma che dici? Meritiamo di essere no, in classifica, no, di stare eliminati, certo, no. Ah. Io non vorrei vedermi lassù, però con piano piano. Sì. Per come abbiamo iniziato va bene. Senti, è il primo anno che c'è il girone unico, no? Nel campionato di Serie A femminile, sì. È una novità, cosa ha cambiato questo? Magari mi dirai niente, nel senso tanto sempre si gioca 5 contro 5 con un pallone, due porte, però magari questo ha cambiato qualcosa nella preparazione, nello studio degli avversari, nell'andamento del campionato. Sì, è un campionato più articolato, hai le migliori squadre d'Italia, quindi non ci sono partite facili, quindi ogni domenica hai delle partite difficili dove non puoi sbagliare.
ci sono tanti fattori dove uno deve studiare, le trasferte lunghe, cioè quest'anno abbiamo molte trasferte lunghe, metti come quella di Statte che devi partire un giorno prima, Milano, mentre l'anno scorso ne avevi poche di trasferte. Perché la preparazione, questo la preparazione risente, insomma cambia tutto in pratica la programmazione. Della settimana, anche il lavoro, insomma. No, sulla preparazione cambia poco, perché comunque la preparazione è quella. Certo, però devi stare attento in un campionato così, soprattutto quando hai una rosa corta, a gestire tutte le tue giocatrici per arrivare fino in fondo. Claudia, voglio coinvolgere anche te sulla classifica, se la possiamo un attimo rimandare, voglio chiedere anche a te. Sì, vabbè, la Ternana meriterebbe di stare più in alto e questo lo diamo per assodato. Ti chiedo se insomma il Pescara non è una sorpresa. No, immagino. A mio avviso no, il Pescara non è una sorpresa. Se a mio avviso la squadra che mi ha sorpreso è stato il Real Statte, perché quest'estate ha fatto un mercato un po' particolare e quindi io pensavo che non riuscisse a fare tutti questi punti. Poi un po' sotto le aspettative per me Breganze, assolutamente Breganze, e forse anche Kickoff. Ovviamente, come potete vedere, in testa Kickoff, sì. In testa al campionato, oltre al Pescara, c'è anche l'Olympus Roma, che insomma lo scorso anno ci ha fatto un bel dispiacere con quella finale playoff persa proprio sul filo di lana. Bene, torniamo in studio, direi di mandare il primo break pubblicitario, poi torniamo, ovviamente continuiamo a parlare con Pamela e Claudia, cioè Melanie, che ha preparato delle domande ovviamente per le nostre ospiti, quindi direi di andare in pubblicità e poi torniamo qui a Tutto Campo. Un attimo, prepariamo lo stacco pubblicitario e intanto siamo pronti, vai, break. Antica osteria da Friozzu, dal 1900 i migliori piatti della tradizione ternana. Cirriole dell'osteria, fettuccine alla boscaiola, gnocchi con sugo di castrato, pizza al testo, carne alla brace e per finire la nostra fantastica zuppa inglese. Ogni piatto viene preparato con le ricette di una volta, con la stessa passione di 100 anni fa. Antica osteria da Friozzu, anche per banchetti e cerimonie, a Terni, zona Fiori 115. Telefono 0744 40 22 32. Umbria Dent, centri odontoiatrici, altissima qualità con materiali e protesi certificate made in Italy, velocità, efficienza ed elevata professionalità senza lunghe attese, prezzi bassi fino al 40% in meno e finanziamenti a tasso zero, igiene dentale a 25 euro, protesi fisse in 24 ore, prenota subito la tua visita senza impegno. Umbria Dent, professionalità e qualità ai prezzi più bassi. Siamo a Terni, in via Gramsci 22, davanti alla Coop. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. Da oggi anche nella nuova filiale in Viale 8 Marzo numero 6, zona Viale Trento, Viale Trieste. Casa
Casa Batik, solo da noi puoi trovare il meglio dell'artigianato asiatico. Arredamento, artigianato etnico, oggettistica, complementi d'arredo, lampade etniche e tantissime originali idee regalo. Linea benessere, sale dell'Himalaya, fornitissimo angolo medicazione con incensi di prima qualità. Siamo a Terni, via degli Artigiani 39, telefono 0744 81 36 80, ampio parcheggio. Seguici anche su Facebook. Aperti tutte le domeniche. Studio Bracconi Terni, 50 anni di esperienza e continue innovazioni. Risonanza magnetica aperta, prima in Umbria con acquisizione video. Prenotazione referti in 24 ore con professionisti in studio. Radiologia digitale diretta a bassissimo dosaggio. Radiologia 3D ad elevata definizione di immagine. Pronto soccorso radiologico con referti immediati. Studio Bracconi, la tradizione dell'eccellenza. Torniamo a tutto campo con le calciatrici della Ternana femminile. Ricordo domenica ore 17:30 al Pala di Vittorio, Ternana femminile Pescara, un big match davvero da non perdere. Melanie ha preparato delle domande per le nostre ospiti, per Pamela Presto e Claudia Brandolini, per conoscerle un po' meglio, quindi lascio la parola alla nostra Melanie. Allora, iniziamo con Claudia. Ho letto un pochino il tuo curriculum, ho visto che comunque hai giocato in top club, che è stato Montesilvano, Lazio ed infine Ternana. Cosa di diverso Terni rispetto agli altri club in cui hai giocato? Sicuramente il seguito, il pubblico è una cosa che caratterizzano la squadra, la città. Qui c'è un seguito incredibile, tifosi in trasferta, tifosi in casa, il palazzetto sempre pieno. Diciamo che questa è la differenza più grande rispetto agli altri club, ed è bello. Assolutamente. Mentre per Pamela, un pochino più poggente. Allora, sei stata a lungo bandiera della Lazio e la tua ex squadra e tutto quanto. E la Lazio che è un po' l'antagonista della Ternana, quindi la domanda è che effetto è stare comunque della Ternana, comunque stare dall'altra parte della barricata? Sì, ho giocato per la Lazio per 3 anni. Okay. In questi 3 anni ho incontrato 2 volte la Ternana in 2 finali scudetto. Il primo anno è andata meglio la Lazio, che ha vinto contro la Ternana, poi il secondo anno ha avuto la meglio la Ternana. E ora un po' sotto. E ora mi ritrovo a giocare con la Ternana, con questa rivale, e niente, vabbè, alla fine comunque è il nostro lavoro. Sono stata tanti anni a Reggio, nella mia città, ho giocato con la Pro Regina, poi abbiamo cambiato, sono andata alla Lazio e poi si cambia. Ora sto qui a Terni, è una grande società, un grande club, che 2 anni che mi fa stare bene. Il tifo, vabbè, io non ho parole per la gente, non solo al palazzetto ma anche fuori. Siamo delle figlie, cioè non ci fanno mai mancare niente, e quindi si respira un'aria di casa, quindi si sta veramente molto bene qui. A proposito di casa, nel senso, com'è stare fuori casa per voi che siete dell'Atlete comunque? Inizialmente i primi anni è stato un po' difficile. Però ormai siamo abituati. È naturale. È naturale. Naturale. Vabbè, tutto io. Pensiamo il mare. Io penso che tutto dipende da come si sta in una squadra, in una città. Quindi se si sta bene è più facile, io penso così. Esatto. Esauriente. Esauriente, esaustive, come era presto, ci ringrazio ovviamente per la domanda sulla sua ex squadra. Dormi meno. Alla quale ho risposto ovviamente con grande professionalità. Melanie, ma tu l'hai fatto il biglietto per domenica? No, ancora non l'ho fatto. Sbrigati, perché ho l'impressione che andranno
veramente a ruba, una curiosità da parte mia, a tutte e due, come avete cominciato a giocare a calcio? Come vi siete avvicinati a questo sport? Inizia Claudia. No, io da quando ero piccola proprio ero fissata per il calcio e prima di convincere mio padre all'inizio è passato un po', perché prima non c'erano tutte queste scuole calcio anche al femminile come ci sono adesso, e quindi c'era più difficoltà a trovare una squadra al femminile. Poi io ho cominciato a giocare direttamente a calcio a 5, non ho mai fatto calcio a 11, ho trovato una squadra di calcio a 5 a Pescara e ho cominciato lì. A me la passione penso l'ha trasmessa mio padre, perché era un appassionato di calcio, però ho iniziato troppo tardi. Ho iniziato a fare atletica come sport, a calcio ho iniziato a 14 anni, perché non c'era una squadretta femminile, si doveva andare a giocare con dei maschietti e mia mamma non era tanto d'accordo, quindi non mi mandava, diceva che era uno sport per ragazzi, però poi da 14 anni, quando ho iniziato a giocare, lei ora è la mia prima tifosa, sa più lei ora di me. Ci hanno fatto l'abitudine. Sì. Possiamo dire anche un po' che voi calciatrici, no? Tu, Pamela e Claudia soltanto, insomma, in generale avete anche un po' sdoganato, no? Il mondo del calcio femminile, diceva Claudia, oggi esistono tantissime scuole calcio anche per ragazzine, anche a Terni, e peraltro se non vado errato, Pamela, proprio tu seguivi, no? Sì, siamo io e Claudia siamo istruttrici, abbiamo un gran settore giovanile qui a Terni da 2 anni, con tutte le categorie, dalle più piccole fino alla categoria juniores. Ci stanno dando tante soddisfazioni, siamo arrivati più o meno a una quarantina di iscritte, sempre in crescita, la società punta tanto su questa cosa del settore giovanile, ci ha investito tanto e sta portando i suoi frutti. Vedi Aurora Lorenzoni, che è stata premiata e portata in prima squadra, come lei e tante altre. Mi incuriosisce particolarmente questa cosa, perché immagino, no, che le ragazze che magari crescete nel settore giovanile poi ve le ritrovate compagne di squadra. Sì, che effetto fa, Claudia? Sì, no, vabbè, all'inizio forse è più strano per loro che per noi, credo, però fa piacere, no, crescere ragazze e poi vedere i frutti, no? Vedere che giorno dopo giorno crescono, per magari perché gli hai insegnato qualcosa di tuo, quindi no, è bello, sicuramente a me fa piacere, una soddisfazione questa, sì. Poi come hai detto tu, come stavo dicendo prima, adesso ormai abbiamo, cioè, esistono tante scuole calcio, ormai il calcio femminile, calcio a 5, calcio femminile è diventato qualcosa di normale, che prima non lo era. Per fortuna siamo diventando uno sport che viene seguito, e a Terni mi permetto di dire seguitissimo. Anche perché insomma avete dato finalmente gioie e soddisfazioni alla città, continuerete ovviamente a darle. Grazie Pamela Presto, grazie a voi. Grazie a Claudia Brandolini. Grazie. Io sono di parola, vi libero, anche perché dovete andare a cena e quindi a una certa ora, giustamente, le atlete si devono anche nutrire se vogliamo che rendano in campo. Domenica 17:30, Palla di Vittorio, Ternana Femminile, Pescara. Mi raccomando, biglietto sabato mattina dalle 10 alle 12. Correte a farlo, perché andranno veramente a ruba. Melanie, resti con noi, vero? Io resto con voi. Bene, allora direi di mandare il break pubblicitario e subito dopo, però, prima di rientrare per la successiva parte di A Tutto Campo, abbiamo un servizio su un'altra ragazza che si sta affermando nello sport. Dalla palla tonda passiamo alla palla ovale, perché una ternana, Eleonora Ricci, dell'Umbria Rugby Ragazze, in prestito quest'anno alla Corugna, al CRAT, la Università della Corugna, in Spagna, è stata convocata dal CT della Nazionale di Rugby a 15 femminile di Gian Domenico per il test match che ci sarà a Biella il 19 novembre tra Italia e Francia. Quindi insomma, una nostra concittadina, una ternana che veste la maglia azzurra, era stata già convocata al raduno premondiale di Tirrenia
a giugno, prima dei mondiali in Irlanda, a cui poi non ha partecipato, quindi di fatto sarà la prima maglia azzurra, insomma, per Eleonora Ricci. Allora noi mandiamo il break pubblicitario, poi mandiamo il servizio sulla convocazione in nazionale di rugby a 15 femminile di Eleonora Ricci e poi torniamo a tutto campo, ovviamente qui su Tele Galileo. La batteria a Terni in via Montegrappa 2. Pronto intervento allo 0744 198 15 47 oppure 389 58 16 510. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. Da oggi anche nella nuova filiale in Viale 8 Marzo numero 6, zona Viale Trento, Viale Trieste. Volerei da te da Milano. Gomme lisce? Niente soldi? Se non sai dove sbattere la testa, vieni a trovarci! Gross Market del Pneumatico. Gomme nuove, usate e d'occasione. A Terni in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Da noi puoi trovare il pneumatico su misura per te. Gross Market del Pneumatico. A Terni in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Telefono 0744 30 14 24. Questa vita ti sconvolge. Studio Bragoni Terni. Risonanza magnetica aperta. Prima in Umbria con acquisizione video. Prenotazione referti in 24 ore con professionisti in studio. Radiologia digitale diretta a bassissimo dosaggio, indicata in campo pediatrico e per donne in età fertile. Radiologia 3D ad elevata definizione d'immagine. Pronto soccorso radiologico con referti immediati. Studio Bracconi Terni. Anche quest'anno centro di riferimento Ternana Unicusano Calcio. AET, al vostro servizio da 40 anni nel settore assistenza e ricambi per elettrodomestici, nella storica sede di Via Leardi numero 2, ringrazia tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito all'espansione della società. AET è presente anche in Via Curio Fornaci 14 a Terni, zona Maratta, dove potrete trovare anche assistenza di vasche idromassaggio Teuco e caldaie da riscaldamento Baxi. Assistenza su tutti gli elettrodomestici, grandi e piccoli, con permuta per il nuovo. Inoltre, sempre in Via Curio Fornaci, l'AET è presente con vendita di prodotti per la refrigerazione e condizionamento industriale e da oggi anche ricambi per cucine industriali, alberghiere e ristorazione. AET, a Terni, in via Leardi 2, telefono 0744 40 15 80 e via Curio Fornaci 14, telefono 0744 40 11 31. AET, da 40 anni anche nello sport. Nell'ultima giornata di campionato in Spagna, disputata insieme alle sue compagne dell'Università della Coruña, seconda in classifica, Eleonora Ricci era stata inserita dalla stampa spagnola nel 15 della settimana. Ora il pilone alternano dell'Umbria Rugby Ragazze, in prestito per un anno in Galizia, per la gioia e la soddisfazione di tutta la famiglia del Terni Rugby, è stata inserita dal coach della nazionale femminile Andrea Di Giandomenico nella lista delle 23 convocate per il test match contro la Francia, in programma domenica 19 novembre alle ore 14.30 allo stadio La Marmora di Biella. Per Eleonora, che era già stata convocata al raduno premondiale di Tirrenia lo scorso mese di giugno, una grande soddisfazione che ripaga dei sacrifici e dei duri allenamenti sostenuti anche durante l'estate. Per l'Ital Donne, che ritorna a Biella a 10 anni di distanza dall'esordio nel 6 nazioni di categoria, sarà la prima partita dopo aver conquistato l'ingresso nella top 10 mondiale lo scorso agosto nelle Women's Rugby World Cup in Irlanda. Sono veramente felice di condividere con tutti voi questo momento di gioia della mia vita. Infatti proprio questa settimana è stata ufficializzata la mia convocazione in nazionale
per il test match di Italia-Francia che si giocherà il 19 novembre a Biella e ne sono orgogliosa ed entusiasta. Per questa stagione sportiva sono in Spagna, precisamente a La Coruña, città dove sono già stata 3 anni fa in Erasmus e dove ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e giocare con giocatrici meravigliose e in una squadra con grandi obiettivi, il Cratto. Per il momento siamo seconde in classifica, dietro all'Olimpico Pozuelo, una squadra di Madrid, che incontreremo solamente l'ultima giornata di andata e di ritorno. Il solo essere convocata a fine giugno per il primo raduno premondiale mi ha dato la spinta giusta per migliorare. E sicuramente la convocazione del 19 non è un punto di arrivo, un traguardo, ma è un bellissimo punto di partenza. Sempre quando mi dicevano ma chi te lo fa fare, ma con questo freddo, ma quest'ora, io non facevo altro che alzare le spalle e un sorriso, ci vado. E oggi sono ancora più convinta che ne valsa la pena di tutto quello che ho fatto. E vorrei ringraziare in questo giorno di grande gioia per me tutte le mie compagne dell'Ombra Rugby Ragazze, le Iguane, per essermi vicino anche nonostante i chilometri non siano pochi. Vorrei ringraziare tutto il Terni Rugby per il continuo supporto che mi dà. Vorrei ringraziare il mio allenatore Sergio De Predis, detto Gallo, che mi monitora e mi sostiene oltremare. Mio fratello, perché è lo sportivo più grande che conosco, e vorrei ringraziare soprattutto il CRAT, la mia seconda casa, per farmi sentire a mio agio in ogni momento, per darmi l'opportunità di crescere continuamente come giocatrice, essendo circondata da numerosi talenti internazionali. Ciao! Torniamo? Eccoci qua, siamo tornati a tutto campo, seconda parte, dobbiamo cambiare lo sfondo perché ovviamente le amiche della Ternana Calcio Femminile sono andate via, ma vi devo svelare l'ospite di questa seconda parte che è davvero un super ospite, non solo per la Mole, eccola qua. Questa bellissima piscina, ovviamente la riconoscete tutti, è la piscina dello stadio, la piscina esterna, adesso non è tanto tempo da piscina esterna, più tempo da piscina coperta. Lo chiedo a Lucio Serrani. Buonasera Lucio. Buonasera, buonasera. Istruttore delle piscine dello stadio, ovviamente grandissimo martellista italiano, ne parleremo dopo, abbiamo una chicca su Lucio, una sorpresa, non era al corrente ovviamente, ma prima parliamo di piscina dello stadio. Abbiamo anche ripescato le immagini del 2014, no? Se non vado errato, dell'inaugurazione di questa struttura che è davvero un fiore all'occhiello nel panorama sportivo cittadino, nel panorama dell'impiantistica cittadina, mentre possiamo rivedere anche quelle immagini del 2014, della cerimonia inaugurale con Rosolino, con le ragazze del nuoto sincronizzato, insomma una grandissima festa. Lucio, che bilancio possiamo fare innanzitutto a 3 anni dall'inaugurazione di questa struttura? Beh, come potete ben vedere è una bellissima struttura innanzitutto, totalmente operativa, cerchiamo di offrire il maggior numero di servizi e corsi per tutti gli utenti. È una struttura che è pensata prevalentemente per il nuoto, perché 3 piscine la fanno da padrone, ma ci siamo organizzati e sviluppati anche nel settore del fitness, ovvero dello sport per tutti, e in prima persona nell'organizzazione della sala Wellness Space. Come dice la parola, Wellness Space è la sala del benessere, quindi non è una sala pesi, esclusivamente pesi. Cerchiamo di dare un servizio, un'assistenza, una professionalità, un calore umano che è una cosa fondamentale per chi viene in palestra, perché si deve divertire e deve trovare delle persone amiche. Questa è il 30 luglio del 2014, appunto, quando siamo stati invasi
totalmente da, da curiosi, da specialisti, eccetera. Vuoi per le persone che avevamo invitato, per gli ospiti come Rosolino, come la squadra del sincronizzato, eccetera, ma soprattutto la grande curiosità che c'era di vedere questa, questo rinnovo, questa vecchia struttura. Questo è il nostro presidente, il nostro direttore Maurizio Frasconi, e vedere questa struttura che era andata in degrado in maniera continua e molto rapida negli anni passati, era diventato veramente una pozzanghera, e invece l'intervento, appunto, la volontà del comune, delle società che hanno partecipato alla, al progetto, praticamente ha fatto venire fuori questo, questo stupendo impianto. Un impianto simile, io ho girato un po' parecchie città, parecchie nazioni, ma una struttura così, dal punto di vista estetico, dal punto di vista organizzativo, se ne vedono molte poco. Adesso a memoria mi viene in mente un impianto in Lussemburgo che è, ha queste caratteristiche, forse un po' più grande, però non ha il nostro clima, per cui la piscina scoperta non c'è. E piscina scoperta che è stata chiusa adesso il 30 di settembre e adesso andiamo a, totalmente a regime con gli impianti al coperto. La curiosità è tanta, ricordo anche che chi ancora non ha evaso la propria curiosità può venirci a trovare, visitare la struttura, se vuole fare anche una, delle prove, una decina di giorni di prove per provare i nostri servizi, i nostri corsi, i nostri, le nostre attrezzature. È una bella cosa che credo che sia preziosa per la città di Terni. Abbiamo recuperato un impianto sportivo, a tal riguardo, dato che vengo dall'atletica, faccio una battuta per quanto riguarda il campo scuola, che purtroppo sta subendo lo stesso degrado che ha subito la piscina negli anni scorsi. Sarebbe da recuperare anche quel, quell'impianto. C'è il progetto del nuovo palazzetto, si farà o non si farà. Sono tutti strumenti che la città potrà avere a disposizione per una crescita sportiva, sì, chi può interessare, ma sicuramente interessa a tutti il, la crescita del turismo sportivo, perché le nostre attività e i nostri eventi hanno permesso a tante persone di venire qua, di andare nei nostri alberghi, nei nostri ristoranti e aumentare un pochino il PIL della nostra città. Oh, non ci siamo messi d'accordo, io e Lucio Serrani, ve lo garantisco, ma mi ha fornito un assist eccezionale, perché a proposito del palazzetto, stamattina siamo andati a, ad intervistare l'assessore allo sport Sandro Corradi. Come sapete, in settimana è stato comunicato il nome dell'unico soggetto che di fatto ha inviato l'offerta composita, si dice così, al Comune di Terni per la costruzione e la gestione del palazzetto, dopo che le manifestazioni di interesse erano state invece due, e adesso inizierà tutto l'iter a partire dall'istituzione della commissione di gara, che dovrà valutare nel dettaglio questa offerta composita e poi procedere, se tutto va bene, insomma, all'assegnazione del bando. Non ci siamo messi d'accordo, Lucio, no? Non lo sapevi che eravamo andati a fare questa intervista, la manderemo ovviamente al termine di questa parte dedicata a Lucio Serrani e alle piscine dello stadio. Mi pare di capire, Lucio, che la vision proprio della piscina dello stadio sia a 360 gradi, ovvero il nuoto chiaramente riveste una importanza particolare, ma non è l'unico aspetto che si può trovare alle piscine dello stadio. In una panoramica dell'attività, adesso vado a memoria, poi correggimi se sbaglio, a memoria no perché ho segnato gli appunti, però insomma in ordine sparso ci sono progetti dedicati agli anziani, percorsi benessere, preparazioni atletiche, ovviamente tu vieni dall'atletica, sei un campione, sì, un olimpionico, insomma, quindi veramente una vision a 360 gradi e una panoramica di attività davvero ampia. Aggiungo anche il progetto CAN, che è l'Accademia per il Nuoto, che si propone di creare una squadra agonistica, appunto, di piscina dello stadio, per dare un pochino continuità a quella che è la tradizione sportiva del nuoto di Terni. Ci si prova, ci mettiamo tutto l'entusiasmo, e soprattutto vedo che anche i ragazzi che
hanno approvato questo progetto sono numerosi e molto volenterosi. Oh, non so Melanie se è una curiosità per Lucio o... Stavo sentendo appunto che fate dei percorsi particolari. Io con questo freddo ho preso un po'... Allora, la sala... Classico colpo della strega, attenzione, prende anche Melanie Trivulzi, questa è una notizia. Che cosa consigli Lucio? Che cosa consigli? Melanie, alla luce dello stadio. Allora, sicuramente se è raffreddata, una bella sauna, una stanza del sale... un bagno turco eccetera e poi comunque un minimo di attività fisica ma proprio quella salutare, perché ricordiamoci che lo sport ad alto livello professionistico non è che fa tanto bene, lo garantisco io, i dolori si sentono, ma quella attività fisica sicuramente aumenta gli anticorpi, stai meglio, i doloretti spariscono, soprattutto se poi coniugato a un divertimento, fai una cosa che ti diverte, in ballo, la zumba, quello che sia, arti marziali, nuoto, quello che vuoi, c'è la possibilità di scegliere e scegli perché veramente è variegato come è variegato la nostra proposta è variegata, ma sicuramente chi prova a fare dello sport, qualsiasi cosa sia, poi si trova molto molto bene. Sentito che fate 10 giorni di prova? Sì, c'era adesso non mi vorrei sbagliare, ma comunque c'era la possibilità comunque di provare. Di iscriversi per 10 giorni per venire gratuitamente a provare tutti i nostri servizi. Verrà, attenzione, non è che uno entra e va a spasso, non sa dove va, verrà seguito da un istruttore, da un assistente che in questi 10 giorni cercherà non solo di mostrare quello che abbiamo e quello che sappiamo fare, ma cercare di capire anche la persona, quali sono i suoi desideri e magari poter suggerire qualche cosa di più consono a quello che è l'esigenza della persona. Un ragazzino piuttosto che una persona di 80 anni hanno esigenze diverse. Chi sa nuotare, chi non sa nuotare. Allora, se Melanie si prenota per la sauna e la stanza del sale, io per il percorso benessere, che già il nome mi ispira fiducia. Mi spieghi un po' che cosa potrei trovare? Il percorso benessere fa parte sempre delle terme, e praticamente è una sequenza studiata da professionisti che possono prevedere 15 minuti di idromassaggio, 5 minuti di bagno turco o docce sensoriali, piuttosto che il percorso Kneipp, che è un'alternanza di acqua calda e fredda per migliorare la circolazione. Ti garantisco che quando esci cammini mezzo metro da terra perché ti senti veramente sollevato. Ho letto un articolo che con l'attività sportiva non bisogna esagerare, nel mio caso non c'è nessun pericolo, però insomma dicevi prima Lucio che va preso con le molle, comunque l'attività sportiva va fatta anche seguendo i consigli di esperti per non esagerare, per non avere poi una risposta negativa. Sì, esatto. Io ho sempre paragonato lo sport come le autostrade, quelle tedesche, dove c'è alcune, perché altre non ci sono limiti, ma c'è un minimo di velocità e un massimo di velocità. La giusta andatura, quindi il fatto di non fare nulla può far male o comunque non si hanno i benefici dello sport. Farne troppo è altrettanto pericoloso. La mia sciatalgia adesso me la porto dietro per 21 anni di attività professionistica, impegnativa, pesistica e quant'altro, all'aria aperta, freddo, gelo, caldo, eccetera. Però è chiaro che un agonista, uno che fa sport agonistico, ha delle ambizioni, delle motivazioni che sono completamente diverse. Non è che rimpiango d'aver fatto... Assolutamente no. Come sei arrivato dall'atletica al mondo del, possiamo chiamarlo, wellness in maniera generica? È un percorso, sì, no, ma sai, ho riportato molte cose della mia esperienza sportiva, cerco di riportarle anche nell'attività che faccio. Sai, il percorso è stato molto tortuoso perché sono passato dal campo d'atletica leggera, sono passato a banca, poi sono passato agli impianti fotovoltaici e poi quando sono entrato appunto a Piscina dello Stato dove facevo un preventivo ho avuto contatto con le persone che mi hanno riconosciuto come ex atleta, capacità commerciali perché avendo lavorato in banca e poi avevo delle conoscenze tecnologiche per quanto riguarda gli impianti e l'impiantistica e quant'altro. Quindi mi è stato proposto da direttore Frasconi, mi sono proposto
e mi ha proposto di iniziare questa collaborazione e sono una delle persone della prima ora di Piscina dello Stadio. Oh, vediamo se Lucio riconosci queste immagini che abbiamo ripescato dal web per te, diciamo che per quei pochissimi che non lo sanno. Lucio Serrani, 3 volte medaglia in manifestazioni internazionali, 5 volte campione italiano, ovviamente lancio del martello, stella d'argento al merito sportivo e olimpionico perché ha partecipato alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e Seul 1988. Sono passati un po' di anni, Lucio, però sono sicuro che te la ricordi questa gara. Ecco, questa non me la dimentico sicuro. Purtroppo per fortuna, insomma, quello che sia. Questo è 30 anni fa, 1987, siamo allo Stadio Olimpico di Roma, ancora non ristrutturato, e questi sono i campionati del mondo di atletica leggera. Un bellissimo ricordo, tutti sono bellissimi ricordi, anche se la prestazione in questa occasione non è stata fra le migliori. L'emozione che ti ha tradito con quella, insomma, i mondiali in casa, Roma, un'edizione particolare. Sì, una pressione anche, pressione giocando in casa. Poi noi italiani, per quanto riguarda lo sport, siamo molto attaccati ai colori azzurri, eccetera, eccetera. Per cui alloggiare per quasi un mese e mezzo all'Acqua Cedosa a Roma è stato un po' barricarsi anche dentro per quanto riguarda la presenza di giornalisti, tifosi, curiosi, eccetera. Quindi difficoltà, soprattutto per una specialità come il lancio del martello, che c'ha bisogno di spazi tranquilli, senza persone che circolano. È stata una bella manifestazione, un bel bagno di pubblico, e come tante altre manifestazioni, insomma, è nei miei ricordi sportivi, anche se non sono particolarmente fissato con i ricordi. No, diciamo che il background, l'esperienza, ovviamente, l'atleta professionista di Lucio Serrani, adesso la puoi mettere a disposizione, ovviamente, in un altro versante, sempre rimanendo in ambito sportivo. Io ho la fortuna di lavorare con dei miei colleghi giovanissimi, neolaureandi, scienze motorie, eccetera, per cui a volte dal punto di vista tecnico-scientifico sono molto più preparati loro rispetto al mio vecchio ISEF di qualche anno fa. Però credo che l'amalgama di queste nuove conoscenze tecniche, scientifiche, un po' di esperienza danno dei bei frutti. Chi è bravo nel calcolare le calorie da bruciare per dimagrire, chi è bravo magari a convincere una persona a fare un'attività, semplicemente spiegando perché o per come. Perché va fatta, perché fa bene, il come direi che è fondamentale. Il come è fondamentale anche perché noi veniamo misurati sui risultati poi che facciamo ottenere ai nostri clienti. Chi vuole dimagrirsi vuole qualche chilo in meno, ovviamente. Bene, e con questo Lucio Serrani tocca un argomento per me particolarmente sensibile, anche se per fortuna lo è anche per me. Lo schermo non allarga, dicono, stringe. Vabbè, lasciamo perdere. Grazie Lucio Serrani. Grazie ovviamente a voi. Quindi Piscina dello Stadio per un'attività fisica a 360 gradi. Ti faccio lanciare. Non dico un appello, ma insomma, hai detto che sembrava commerciale, no? Se mi dici di lanciare, mi riporti a 30 anni fa. Lanci il martello, non lanciamo il martello, lanci l'appello. Via. L'appello è nella curiosità delle persone che invito a venire a Piscina dello Stadio, se non altro a vedere, poi chi vuole e chi può provare, troverà sicuramente persone che sono lì per accogliere i nuovi ternani che ancora magari non conoscono Piscina dello Stadio e soprattutto apprezzare quello che vedono con i propri occhi. Bene, grazie a Lucio Serrani delle Piscine dello Stadio. Come vi abbiamo pronunciato, break pubblicitario, al termine l'intervista a Sandro Corradi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Terni, che ci spiega adesso cosa succederà in questo iter a partire dall'istituzione della commissione di gara che dovrà valutare l'offerta composita arrivata dalla SALC SPA di Milano per la costruzione e la gestione del palazzetto, una struttura che tutti aspettiamo
impazientemente a Terni, che potrà sicuramente fare il paio lì a pochi metri di distanza con quest'altro gioiello che vedete alle mie spalle, che sono le piscine dello stadio. Quindi pubblicità e poi ci vediamo l'intervista a Sandro Corradi prima di tornare per l'ultima parte di A Tutto Campo, ovviamente dedicata all'anteprima di Ternana Novara. Break, servizio e poi torniamo. Antica osteria da Friozzu, dal 1900 i migliori piatti della tradizione ternana. Cirriole dell'osteria, fettuccine alla boscaiola, gnocchi con sugo di castrato, pizza al testo, carne alla brace e per finire la nostra fantastica zuppa inglese. Ogni piatto viene preparato con le ricette di una volta, con la stessa passione di 100 anni fa. Antica osteria da Friozzu, anche per banchetti e cerimonie, a Terni, zona Fiori 115. Telefono 0744 40 22 32. Umbria Dent, centro odontoiatrici. Altissima qualità con materiali e protesi certificate made in Italy. Velocità, efficienza ed elevata professionalità senza lunghe attese. Prezzi bassi fino al 40% in meno e finanziamenti a tasso zero. Igiene dentale a 25 euro. Protesi fisse in 24 ore. Prenota subito la tua visita senza impegno. Umbria Dent, professionalità e qualità ai prezzi più bassi. Siamo a Terni, in via Gramsci 22, davanti alla Coop. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. Da oggi anche nella nuova filiale in Viale 8 Marzo numero 6, zona Viale Trento, Viale Trieste. Casa Batik, solo da noi puoi trovare il meglio dell'artigianato asiatico. Arredamento, artigianato etnico, oggettistica, complementi d'arredo, lampade etniche e tantissime originali idee regalo. Linea benessere, sale dell'Himalaya, fornitissimo angolo meditazione con incensi di prima qualità. Siamo a Terni, via degli Artigiani 39, telefono 0744 81 36 80, ampio parcheggio. Seguici anche su Facebook. Aperti tutte le domeniche. Studio Bracconi Terni, 50 anni di esperienza e continue innovazioni. Risonanza magnetica aperta, prima in Umbria con acquisizione video. Prenotazione referti in 24 ore con professionisti in studio. Radiologia digitale diretta a bassissimo dosaggio. Radiologia 3D ad elevata definizione di immagine. Pronto soccorso radiologico con referti immediati. Studio Bracconi, la tradizione dell'eccellenza. Assessore Sandro Corradi, in settimana è uscito il nome dell'unico soggetto che ha presentato un'offerta composita al Comune di Terni per la realizzazione e la gestione del palazzetto dello sport, la Salc di SPA di Milano. Uno dei due soggetti che avevano manifestato l'interesse per la costruzione, e a questo punto ci può dire come sarà l'iter a partire dall'istituzione della commissione di gara? La società che lei ha nominato ha presentato un progetto si chiama Studio di Fattibilità Tecnica, che è il vecchio progetto preliminare. C'è stata una sola domanda, io se erano qualcuna in più ero più contento, però insomma è un'opera complessa, un'opera complicata, quindi speriamo che tutto vada per il meglio anche se abbiamo una sola offerta. Detto questo, noi dobbiamo istituire una commissione che valuterà tutti gli aspetti tecnici di quanto loro hanno presentato, quindi con una commissione verificheremo anche tutti i requisiti che dovevano in qualche modo presentare,
e a quel punto ci sarà l'affidamento con la firma del contratto. Ecco, l'investimento di circa 15 milioni di euro da parte del soggetto che sarà aggiudicatario, più 3 milioni circa del comune di Terni per la realizzazione, la gestione e anche la delocalizzazione delle attuali strutture che sono nella zona del Foro Boario. Sì, più o meno è più semplice. L'importo totale saranno 17 milioni di euro. Di questi 17 milioni di euro, 3 milioni 520 è il contributo del Comune di Terni. Questo contributo è vincolato ad alcune realizzazioni. Due in particolare sono la delocalizzazione dei mercati e la delocalizzazione del mattatoio. Sono aree che noi abbiamo già individuato, che saranno in aree pipe, in cui noi con quel 1.200.000, che sarebbe 600.000 euro sia per i mercati sia per il mattatoio, che noi daremo a colui che ha vinto, e colui che ha vinto realizzerà queste opere. Quindi abbiamo 3.520.000, di cui 1.200.000 dedicato a queste due cose in particolare. Oh, in base alla sua esperienza ovviamente non è che aspetta a lei controllare le tempistiche, possiamo dire che nel 2018, forse nel 2019, Terni potrà avere finalmente questo palazzetto tanto atteso? Guardi, i tempi sono una cosa importante, molto importante, soprattutto in questo caso, perché dato che abbiamo delle delocalizzazioni da fare, li dobbiamo puntualizzare molto bene con il soggetto vincitore, cioè io mi devo organizzare in tempo per fare in modo che i lavori possano cominciare, il che significa che l'area deve essere libera, quando già la delocalizzazione dei mercati del mattatoio è stata fatta. Il che significa, per avere un'idea, io presumo che verso fine 2018, inizio 2019, i lavori possono cominciare, ma se cominciano nel 2018, fine 2018, inizio 2019, l'area deve essere già libera, e se l'area deve essere già libera, significa che noi quelle due delocalizzazioni le dobbiamo fare prima, quindi suppongo periodo estivo. Entro il 2019, insomma, potrebbe essere di fatto compiuto e realizzato? No, non ci credo, perché non penso che siano sufficienti un anno di lavorazione. Quindi se i lavori cominciano all'incirca fra un anno o poco più, io adesso la cronologia è una cosa anche dei tempi di lavoro sul palazzetto, penso che un anno non basterà, perché insomma c'è tutto anche un lavoro intorno di sistemazioni esterne, quindi non è roba di un anno, è roba qualcosa di più, quindi diciamo nel 2020. Questa era l'intervista a Sandro Corradi, assessore allo sport del Comune di Terni, sul leader che adesso prevederà l'esame della offerta arrivata al Comune di Terni dalla SALC di SPA di Milano per la costruzione, la realizzazione e la gestione del palazzetto, offerta che verrà esaminata dalla commissione di gara, e poi insomma si procederà appunto all'assegnazione, se tutto andrà come auspicabilmente dovrà andare, e ci ha spiegato anche le tempistiche. Bene, ci avviamo nella terza e ultima parte di A Tutto Campo, stasera puntata ricchissima, ovviamente parliamo di Ternana, domenica alle ore 15 allo Stadio Liberati, Ternana Novara, ne parliamo con Simone Francioli di Umbraon. Buonasera Simone. Buonasera Lorenzo, grazie per l'invito. Grazie a te per la cortesia e la disponibilità, e grazie a Melanie che si è fermata con noi, ovviamente. Simone, tanti argomenti sul nostro taccuino, perché è stata una settimana davvero ricca, tanto incontro ormai decisivo tra Stefano Ranucci, presidente della Ternana Unicusano, e l'assessore allo sport Emilio Giacchetti, riguarda alla convenzione per l'utilizzo dello Stadio Liberati. Le parti sono ormai d'accordo, anche qui c'è un iter da seguire, quindi giunta, commissione, consiglio comunale. Non è solo la settimana della convenzione, è la settimana in cui Stefano Ranucci ha anche
indicata la data del 15 novembre come data per il definitivo closing del passaggio di quote delle azioni, anzi della Ternana, dalla famiglia Longarini a l'Unicusano. Dovrà essere anche, insomma, a breve l'annuncio per l'inaugurazione della nuova sede. L'altro giorno un'assemblea di Lega con sempre, insomma, Ranucci in prima linea per cercare di tessere, di ricucire, insomma, questa Lega di Serie B che dovrà entro fine mese esprimere finalmente, insomma, dopo molto tempo, un presidente e chiudere questa fase legata al commissariamento. Qualcuno fa anche il nome di Ranucci come possibile presidente di Lega, adesso non so che ti risulta. Simone, vogliamo iniziare un po' ordine sparso da questi temi, abbiamo anche poi un servizio, lo vediamo poi tra poco, su questo incontro tra Ranucci e Giacchetti rispetto alla convenzione. Partiamo da qua e poi entriamo nel tema di Ternana Novara. Sì, ultimo argomento, posso dire che ho provato inutilmente a parlare sia con Bedin, ci ho parlato ma non si è sbottonato ovviamente, sia con Balata su questa ipotesi di Ranucci, non dico alla presidenza della Lega ma quantomeno nel consiglio direttivo, no? Che comunque è un ruolo importante. Circola questa ipotesi, è evidente che il presidente della Ternana è da tempo che sta un attimo cercando di inserirsi, no? Nei meccanismi della Lega, lo ha fatto già molto bene nell'ex Lega Pro, adesso sta cercando di farlo anche nello step superiore. Per il resto sì, ci ha aggiornato su questo famigerato closing. Tra l'altro mi sono permesso anche di dirgli, c'era una sorta di mistero, no? Sul fatto che da mesi... Sì, spieghiamo perché questo è un argomento che interessa a tanti, no? Si fa qualche chiacchiera su questo closing, su questo passaggio delle azioni della Ternana, anche del 43% famoso che già a luglio... Le azioni libere. Doveva essere, cioè è stato di fatto ratificato, perché queste sono le parole dell'avvocato Proietti e di Stefano Ranucci, ovviamente fino a prova contraria, insomma, ci fidiamo di quello che ci dicono. Beh, c'è stata una grande esposizione da parte di tutti gli attori coinvolti, quindi immaginiamo che non l'abbiano fatto a vuoto, insomma. Ecco, dunque c'è scritto parecchio su questa cosa, la visura camerale, spiegaci un attimo, Simone Longarini che compare come amministratore unico ancora. Io già da quando seguo la Ternana ogni tanto scarico le visure, no? Quando ci sono i bilanci, perché escono fuori delle cose interessanti, sul pagamento degli stipendi, i vari costi, settore giovanile e via scorrendo. Da maggio ho aumentato un attimo, perché... tanti annunci, ma su carta tuttora risulta che il pacchetto azionario è nelle mani di Edoardo Longarini. Simone Longarini è amministratore unico ad oggi e quindi io ho chiesto a Ranucci, ma perché noi non siamo in grado di vedere su carta quantomeno quel 43% che è già passato a Unicusano? Secondo il presidente, penso possiamo dirlo, non è niente di che, ciò avverrà a partire dal 22 novembre, ovvero da quando ci sarà il closing definitivo, no? Il 15 closing, 21 assemblea dei soci, dal 22 in linea teorica noi potremo vedere in camera di commercio il 100% Unicusano. Questa è la spiegazione. Fatto sta che al momento è tutto di Edoardo Longarini su carta. Poi ecco, ci hanno parlato delle girate di notai e di vari passaggi che sono stati fatti. Attendiamo, vediamo se mercoledì davvero ci sarà questo atto definitivo. E ovviamente poi controlleremo, insomma, quello che è il nostro ruolo di watchdog, di cane da guardia. Se c'è un segugio nell'ambiente dei colleghi giornalisti, quello è sicuramente Simone Francioli. Si fa anche il nome di Paparesta come possibile presidente della Lega di Serie B. Devo dire che un risultato... Ranucci già lo ha raggiunto, perché in tempi non sospetti, mi sembra fosse settembre, quando c'era stata ancora diciamo la mossa all'utito per così avviare verso il commissariamento e insomma non si era trovato l'accordo fra i club, accordo che invece stava provando a raggiungere Ranucci. Lo stesso Ranucci mi disse che una delle cose su cui la Lega di Serie B si sarebbe dovuta pronunciare sarebbe stato il rinvio o comunque lo spostamento delle due ultime giornate di campionato, no Simone? Originariamente erano in calendario
il 24 di dicembre e il 31 dicembre. Ora, per la gioia soprattutto degli operatori dell'informazione, diciamo che l'Assemblea di Lega ha stabilito, aveva già stabilito che insomma, lo spostamento al 22 dicembre, al 29 dicembre, adesso addirittura 21 e 28, quindi ricapitolo, la 20ª giornata Ternana-Provercelli si giocherà il 21 di dicembre, la 21ª giornata ultima del girone di andata Avellino-Ternana si giocherà il 28. E tra l'altro notavo che per la Ternana non è un granché, perché la partita precedente rispetto a quella con la Provercelli, che tra l'altro è uno scontro diretto rilevante, la Ternana sarà a Palermo, quindi che succede? Sabato trasferta a Palermo, se non sbaglio, tra viaggi e allenamenti, insomma la Ternana avrà pochi giorni di tempo per preparare la sfida con la Pro. Però ecco, dopo due spostamenti finalmente abbiamo il calendario definitivo. Non sarà un finale di girone d'andata semplice per la Ternana, che è chiamata comunque a compiere un giro di boa, insomma, in modo tale da non potersi distaccare dal gruppone delle altre. Insomma, un campionato fino adesso molto equilibrato. Torniamo un attimo sulla convenzione, così chiudiamo il cerchio degli argomenti della settimana. Convenzione che nella bozza di accordo, che ovviamente adesso dovrà passare il vaglio della Giunta, poi della Commissione e infine della Consiglio, il voto del Consiglio Comunale, prevede i lavori straordinari, di manutenzione straordinaria dello Stadio Liberati, tutti in carico alla Ternana, Ternana Unicusano. Alcuni di questi sono già iniziati, ad esempio sono stati già completati le panchine, le nuove poltrone, il prato della, diciamo, della zona di campo davanti alla curva San Martino per far allenare sull'erba vera la squadra di Sandro Pochesci, lo stesso manto erboso del Liberati che verrà in particolare toccato, diciamo così, nella pausa invernale per farlo tornare fasti di un tempo. A fronte di questo, il canone di locazione che il comune chiede alla Ternana sarà di una cifra simbolica. Nessuno si è voluto sbilanciare sulla cifra, però pare che la Ternana possa avere la possibilità anche di pagare 1000 euro ad anno. Sarà una... dai 1000 ai 10.000, diciamo, quindi ecco, credo che il canone rientrerà in questo range. Sarà un iter rapido oppure ci sarà qualche... ho forti dubbi perché, avendo vissuto di persona quello dell'anno scorso con la commissione consiliare, insomma, diversi esponenti del consiglio si lamentarono dello sconto, no? Da 200.000 euro a 100.000, anche se ovviamente è una questione totalmente diversa perché c'era di mezzo la manutenzione straordinaria, che è quella più rilevante. Però ecco, ho forti dubbi che questo accordo, questa bozza possa passarla liscia, insomma, in tempi brevi. E parliamo ovviamente sempre di un campionato di Serie B, in caso di promozione in Serie A, tutti ci auspichiamo, la proprietà non ha fatto mai mistero di ambire a questo, gli interventi da fare sullo stadio in quel caso sarebbero ancora più ingenti, insomma, credo. Quindi vabbè, comunque non mettiamo... Ci sono anche dei casi recenti, insomma, Crotone ad esempio, certo. Che ha dovuto spendere molti soldi. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, soprattutto non facciamo voli pindarici, perché insomma la Ternana innanzitutto deve pensare al Novara domenica, addirittura andiamo avanti con la fantasia. Però direi di vedercelo questo servizio con l'incontro fra Ranucci e l'assessore Giacchetti, così chiudiamo il cerchio, poi torniamo in studio e possiamo dedicarci finalmente a Ternana-Novara, una partita complicata, guarda caso, insomma, come sono tutte in Serie B, con ovviamente anche il collegamento con Guido Ferraro di Tutto Sport, di Tutto Sport di Novara. Quindi direi di vederci questo servizio e poi torniamo in studio, grazie. Che, essendo un aggiornamento della convenzione già a suo tempo studiata e valutata insieme alla precedente proprietà, dovrà riscontrare, è una revisione sostanziale, non solo di forma, quindi dovrà riscontrare i passaggi di giunta, commissione e consiglio. Possiamo, credo il Presidente, dato che siamo qua, condividere il fatto che nei contenuti c'è un'assoluta condivisione da parte del Comune e della società Ternana Calcio Unicusano, una condivisione che, mi permetto anche di dire, è stata trovata in un tempo assolutamente breve, da quando la nuova compagine societaria si è insediata
appunto a Terni, e auspichiamo quindi, ferme restando le prerogative e la centralità che in questo iter ricoprono Consiglio Comunale e Commissione di riferimento, auspichiamo insomma che questo tipo di sinergia e collaborazione che ha portato in breve tempo a trovare dei contenuti condivisi possa essere apprezzata e valutata positivamente anche dagli altri organi del Comune di Terni. Possiamo confermare che le modifiche più, diciamo così, rilevanti e quelle salienti del testo riguardano appunto le manutenzioni straordinarie di cui si farà carico la Ternana Calcio. Possiamo confermare che inevitabilmente, a fronte di questo tipo di impegno, la valutazione del canone locativo dovrà essere coerente con questo tipo di impostazione. Sulle cifre non è mio compito dirle, non è neanche mio compito stabilirle, ci sono gli uffici e anche l'iter consiliare che dovrà in qualche modo stabilirle. Allora, se negli ultimi anni si è parlato di canoni che si aggiravano intorno ai 100.000 euro, mantenendo come comune la manutenzione straordinaria, avviene con sé che quel tipo di soglia dovrà subire un abbattimento sostanziale, essendo di fatto il 100% degli interventi a carico della società che lo gestisce. Non mi fate dire altro, ma perché non, no, sarebbe anche scorretto nei confronti, ripeto, dell'iter che questo testo dovrà subire. A mio avviso, un elemento saliente che credo abbia anche un forte elemento di rassicurazione nei confronti del progetto sportivo è la durata, che sarà quinquennale, e non è, sapete, essendo già 5 anni che manca la convenzione, farne una ex novo che durerà 5 anni è un segnale non indifferente anche rispetto alla serietà del progetto sportivo che la Ternana Unicusano a nostro avviso sta mettendo in campo. L'obiettivo per la firma è inevitabilmente dopo l'ultimo atto, che è quello della votazione in consiglio, quindi non posso essere io anche qua, perché ripeto, ci sono dei compiti ben distinti all'interno dell'ente. La delibera di giunta sarà il passo immediato, cioè il primo che avverrà. Rispetto alla calendarizzazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ci sentiamo di poter dire, credo che il Presidente possa confermarvelo, che all'indomani del voto in Consiglio, salvo sorprese o imprevisti, insomma, per la firma siamo pronti entrambi. Assolutamente soddisfatti del rapporto che c'è dai primi giorni, da quando siamo arrivati a Terni, con l'amministrazione. Come diceva giustamente l'assessore, siamo riusciti a realizzare un testo di grande soddisfazione per ambo le parti. Adesso giustamente dobbiamo aspettare l'iter amministrativo, che spero bene ci dia il sigillo finale per poter apporre la firma a questo contratto quinquennale, che, insomma, come dicevamo, è di tutto rispetto. Penso che, insomma, una piccola dimostrazione di voler mettere le radici già l'abbiamo data. Tutti voi avete visto i lavori che abbiamo già realizzato allo stadio, quindi, insomma, non è certo un mordi e fuggi quello che vogliamo fare. In questa settimana avete visto che sono stati fatti interventi importanti allo stadio, sia sul manto erboso che sulla struttura, sull'antistadio, insomma, è inutile che ve lo ripeto, avete visto tutti quanto abbiamo fatto in questi giorni. Potremmo spingerci a dire che mercoledì 15 potremmo avere il closing definitivo. Stiamo lavorando per questo, insomma, ormai credo che mercoledì sarà la data giusta. Poi ovviamente vi inviteremo a quest'ulteriore appuntamento che dovrà concludere questa situazione, che, insomma, per alcuni era sembrata impossibile, erano stati dati 2-3 anni per poterla chiudere e definirla, e devo dire che lavorando intensamente siamo riusciti a ridurre notevolmente i tempi. Questo era il doveroso punto della situazione, insomma, su convenzione, closing, nuova sede, assemblee di Lega e quant'altro. Addentriamoci più verso Ternana Novara, questo appuntamento che vedrà impegnata la formazione di mister Sandro Pochesci domenica alle ore 15, fatto confusione con le ferelle, no, alle ore 15 a Liberati Ternana Novara. Abbiamo il quadro delle partite della giornata in Serie B, e che chiedo ovviamente ad Alberto Francioli, regia, di mettere
in onda e a Melanie di leggercele con la sua consueta precisione. Sabato alle ore 15 Provercelli-Empoli, sempre sabato alle ore 18 Avellino-Virtus-Entella, alle 20.30 invece troviamo Spezia-Frosinone, mentre domenica alle ore 12.30 abbiamo Venezia-Perugia, mentre alle ore 15 Ascoli-Foggia, Carpi-Brescia, Cesena-Salernitana, Cittadella-Parma, Cremonese-Palermo, Ternana-Onicusano-Novara e infine domenica alle ore 20.30 Bari-Pescara. Un vero e proprio turno spezzatino, come si dice, mai come stavolta un turno spezzatino. Abbiamo anche la classifica, andiamocela a vedere la classifica. Apre la classifica il Frosinone con 23 punti, andiamo a seguire il Palermo con 22 punti, Cremonese, Venezia, Empoli con 21 punti, Bari, Salernitana, Parma con 20 punti, Carpi 19, Cittadella 18 punti, Novara 17 insieme a Pescara, Avellino, Brescia 16 punti, a 15 punti abbiamo Spezia, Perugia, Entella, Foggia con 14 punti, Provercelli, Ternana, Onicusano, Ascoli e Cesena con 13 punti. 8 squadre in 2 punti, classifica cortissima, non rivediamo sempre le stesse cose. Simone. Il campionato più equilibrato d'Europa al momento. No, attenzione, tra i 10 principali, prime 2 serie, ho controllato. Attenzione. Si avvicina un po' solo la seconda divisione spagnola, ma attualmente è il campionato tra quelli principali più equilibrato d'Europa. No, perché Melanie, tu devi sapere che Simone guarda pure il campionato uzbeko, moldavo. Dai, veramente. Adesso meno, perché adesso meno. Perfetto. Perché adesso meno da qua e là, diciamo. Senti, è un campionato equilibratissimo, insomma, l'abbiamo detto molte volte. Arriva il Novara, che è una squadra molto giovane e attenzione perché è una squadra, come si dice, da trasferta. Dei 17 punti conquistati dalla squadra allenata da Eugenio Corini, 11 sono state conquistate lontano dal Silvio Piola. Quindi, insomma, sono imbattuti da 4 gare in trasferta, se non sbaglio. Sì, basta vedere un po' di statistiche per rendersi conto che è una squadra, non dico opposta, ma quasi rispetto alla Ternana. Basti pensare che Paolucci è il giocatore della Ternana che ha più passaggi all'attivo, 825, il migliore del Novara è Calderoni, che tra l'altro è un esterno sinistro che ne ha 480. Già questo, insomma, fa capire che la Ternana palleggia, gioca veloce, ci prova quantomeno, mentre il Novara è più attendista e punta sulla velocità dei due ragazzini davanti, no? Di Mariano e Da Cruz. Quindi mi attendo una gara attendista del Novara, anche perché viene da una sconfitta considerata grave in Piemonte nel derby contro la Pro di Grassadonia. L'ambiente si è un po' surriscaldato, anche se ovviamente l'ambiente a Novara non può essere, come dire, accostato a quelli principali, no? Del campionato di Serie B. E quindi sarà una gara estremamente difficile per la Ternana. È una squadra che ha battuto in trasferta il Palermo, è una squadra che ha vinto col Cittadella e ha battuto il Frosinone, quindi è una squadra che deve rinunciare di fatto a Maniero, a Sansone, insomma gran parte del tridente delle meraviglie ce l'ha fuori uso, perché Maniero per un problema al polpaccio e poi un attacco febbrile in settimana, Sansone per una lesione alla coscia, di fatto non giocano insieme praticamente all'inizio del campionato. C'è solo Magheda di questo trio delle meraviglie, che peraltro promessa, diciamo, del Manchester United, ricordiamo, no? Il gol fantastico, però insomma che ha faticato, diciamo, a mantenere un po'. Diciamo che passare dal gol all'Aston Villa vicino a Cristiano Ronaldo, Rooney e Ferguson in panchina, non me ne vogliano i piemontesi, ovviamente. Non ce ne voglia Magheda, che ci sta guardando, siamo sicuri che ci sta. Esattamente. Passare dal giocare con Cristiano Ronaldo a 18 anni non compiuti, oltretutto, a fare quel fantastico gol, a ritrovarsi in B 8 anni dopo, parla un po' sulla traiettoria, no, del giocatore, che comunque per la categoria è di buon livello. Oh, parliamo un po' della Ternana, perché in settimana sono tornati ad allenarsi Plizzari e Vitiello, non saranno della partita. Plizzari, insomma, dopo reduce dalla frattura all'alluce, è tornato in gruppo questa settimana, insomma, però credo di poter dire, Simone, che il ballottaggio in porta sarà tra Bleve e Sala,
è tornato ad allenarsi soprattutto Adriano Montalto dopo la terribile capocciata di Mbaye nella gara contro il Carpi. Non è proprio, insomma, sappiamo che ha lasciato postumi, perché per carità, Montalto ha passato la notte in osservazione dopo la partita col Carpi, trauma cranico, però insomma il giorno dopo è stato dimesso, tutto a posto, però ha faticato ad allenarsi, soprattutto nella settimana proprio successiva alla partita con il Carpi e prima della trasferta di Cittadella. Ora è tornato in gruppo, però non è al meglio delle condizioni. Sappiamo che è stato provato, ovviamente, nell'undici titolare. Secondo te 50 e 50 oppure io percentuale? Ho visto 60-40 rispetto ad Albadoro o Finotto, ma più che altro perché Albadoro oggi ha fatto differenziato dopo il problema alla coscia dei giorni scorsi. Montalto, parlo perché c'ero, insomma, oggi è stato provato sempre nell'undici titolare, nel 4-3-1-2. E secondo me comunque ha delle chance, perché è un giocatore che, a dispetto di ciò che si diceva inizio campionato, è fondamentale per questa Ternana. Lo dicono i numeri e lo dice anche il modo di giocare, no? Dell'attaccante siciliano. Quindi credo che sia in lizza per una maglia da titolare, nonostante tutto. Direi di andare con l'ultimo break pubblicitario. Al rientro abbiamo il collegamento telefonico con Guido Ferraro, collega di Tutto Sport Novara. Ci facciamo raccontare un po' che aria tira lì da quelle parti. Novara ha parecchie assenze, abbiamo detto di Sansone, abbiamo detto di Maniero, mancherà anche Lorenzo Dickman, questo esterno che è stato convocato nell'Under 21 di Gigi Di Biagio, diciamo scelte obbligate per la formazione di Corini. Reduce da questo KO con la Pro Vercelli, come ricordava Simone Francioli, ma non è una squadra da sottovalutare, perché è una squadra giovane, squadra che schiera più Under 21 di proprietà di tutta la Serie B, e soprattutto squadra da trasferta, 11 punti su 17 la conquistati fuori casa, per cui occhio al Novara. Allora, pubblicità, poi rientriamo e nel frattempo perfezioniamo il collegamento con Guido Ferraro di Tutto Sport Novara, così andiamo anche un po' a scoprire le carte in casa piemontese. Rec. La batteria a Terni in via Montegrappa 2. Pronto intervento allo 0744 198 15 47 oppure 389 58 16 510. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. Da oggi anche nella nuova filiale in Viale 8 Marzo numero 6, zona Viale Trento, Viale Trieste. Volerei da te da Milano. Gomme Lisce? Niente soldi? Se non sai dove sbattere la testa, vieni a trovarci! Gross Market del Pneumatico. Gomme nuove, usate e d'occasione. A Terni in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Da noi puoi trovare il pneumatico su misura per te. Gross Market del Pneumatico. A Terni in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Telefono 0744 30 14 24. Questa vita ti sconvolge. Studio Bragoni Terni. Risonanza magnetica aperta. Prima in Umbria con acquisizione video. Prenotazione referti in 24 ore con professionisti in studio. Radiologia digitale diretta a bassissimo dosaggio, indicata in campo pediatrico e per donne in età fertile. Radiologia 3D ad elevata definizione di immagine. Pronto soccorso radiologico con referti immediati. Studio Bracconi Terni. Anche quest'anno centro di riferimento Ternana Unicusano Calcio.
AET, al vostro servizio da 40 anni nel settore assistenza e ricambi per elettrodomestici, nella storica sede di Via Leardi numero 2, ringrazia tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito all'espansione della società. AET è presente anche in Via Curio Fornaci 14 a Terni, zona Maratta, dove potrete trovare anche assistenza di vasche idromassaggio Teuco e caldaie da riscaldamento Baxi. Assistenza su tutti gli elettrodomestici, grandi e piccoli, con permuta per il nuovo. Inoltre, sempre in Via Curio Fornaci, l'AET è presente con vendita di prodotti per la refrigerazione e condizionamento industriale e da oggi anche ricambi per cucine industriali, alberghiere e ristorazione. AET, a Terni, in via Leardi 2, telefono 0744 40 1580 e via Curio Fornaci 14, telefono 0744 40 1131. AET, da 40 anni anche nello sport. Bene, rientriamo a tutto campo, l'ultima parte dedicata all'anteprima di Ternana-Novara che si giocherà domenica alle ore 15 allo Stadio Liberati. Abbiamo al telefono il collega Guido Ferraro di Tutto Sport di Novara. Buonasera Guido. Buonasera a voi e a chi ci ascolta. Grazie per la tua cortesia, la tua disponibilità. Raccontaci un po' che aria tira dalle parti di Novara dopo questo KO nel derby delle risaie, così si dice, no? Sì, esatto. Novara Provercelli che ha lasciato qualche strascico, anche se mi sembra di poter dire, guardando i numeri, che il campionato del Novara fino adesso non è affatto male, e soprattutto male per la Ternana, che il Novara è una squadra da trasferta, come abbiamo detto. Sì, poi sappiamo benissimo che tutti i pronostici, tutte le previsioni spesso sono fatte per essere smentite. Sicuramente il Novara non arriva a questo match di domenica pomeriggio in terra umbra, dove il Novara del resto è già arrivato in serata, già questa sera è partito oggi pomeriggio per un ritiro anticipato di un giorno, proprio per la situazione contingente che si è venuta a creare dopo la sconfitta nel derby, che è la gara più sentita nella cittadina piemontese. Novara che si presenta ancora una volta abbastanza rimaneggiato, per l'assenza degli attaccanti Maniero e Trust e con il giovane Dingman convocato in nazionale Under 21 dal tecnico Di Biagio. Partita molto complicata perché una eventuale sconfitta esterna in terra ombra porterebbe gli azzurri in piena bagarre play-out, fermo restando che siamo ancora nella fase ascendente della stagione e che la classifica è molto corta, dalla prima all'ultima ci sono distanze molto ridotte rispetto alle passate stagioni e quindi questa Serie B ci ha insegnato che di scontato non c'è assolutamente nulla e che ogni partita va affrontata al massimo della concentrazione. È evidente che per il Novara, per la tipologia di squadra, per l'atteggiamento dei suoi giocatori, predilige giocare in trasferta, non perché faccia un catenaccio esagerato, ma perché ha degli ottimi contropiedisti. Dobbiamo anche tenere presente che lo stadio di Terni negli ultimi anni si è rivelato amarissimo, comunque ha regalato poche soddisfazioni alla squadra novarese, che considera un po' la Ternana una delle sue bestie nere, se non fosse la sua bestia nera per eccellenza. Aggiungendo a questo anche la sconfitta del derby, si capisce come il Novara tema particolarmente questa partita, indipendentemente dalla posizione di classifica della squadra che andrà ad affrontare. Grazie per aver ricordato i precedenti tra Ternana e Novara, perché noi siamo scaramantici e non volevamo dire che nei 10 precedenti, fino a qui, 6 vittorie della Ternana e 4 pareggi. Ci hai tolto dall'imbarazzo, grazie. Soprattutto tra le vittorie ce n'è una che è rimasta nella storia della Ternana, a cui si riferiscono le immagini che stiamo mandando, tu ovviamente non le puoi vedere, il 18 giugno del 1972 la Ternana, battendo il Novara 3-1, si assicurava la promozione in Serie A da prima in classifica, quindi vincendo quella partita la formazione rossoverde arrivava in Serie A, la sua prima promozione in Serie A, da prima in classifica. Ti volevo chiedere Guido, Corini ha fatto un po' di necessità virtù, perché insomma mancandogli Maniero, mancandogli Sansone, mancandogli insomma gli uomini d'area di rigore e chiaramente avendo difficoltà per questo motivo, soprattutto nelle partite in casa, insomma si è affidato, come dicevi tu, ai veloci contropiedi di Da Cruz
di Mariano, insomma, sono queste le armi in possesso di Eugenio Corini per raccimolare, insomma, più punti possibile fino a questo momento, più in trasferta che al Piola? Sì, sicuramente, soprattutto anche con gli inserimenti dei centrocampisti, tre gol pesanti per Moscati, un giocatore che sembra un po' rinato dopo la stagione e ultime stagioni con l'Entella e il Livorno, ha fatto molto bene, soprattutto a Palermo, dove ha realizzato una doppietta pesantissima. Io credo che Corini abbia fatto benissimo con il materiale che si è trovato a disposizione. Se c'è un qualcosa che è venuto meno, sono state le ultime due sconfitte casalinghe contro la Salernitana, che però è una squadra che ha perso pochissimo, quella che ha perso di meno, che è in serie positiva da oltre due mesi, e soprattutto quella nel derby. Queste due partite il Novara doveva cercare, non dico di accontentarsi, perché può essere una parola che a molti non piace, però quando vedi che non riesci a vincere, cercare almeno di difendere il pareggio. Con la Salernitana ha pagato un avvio di ripresa disastroso, due gol in pochi minuti, con la Provenzale anche lì il gol è arrivato all'inizio secondo tempo, dove forse la partita sembrava un po' scivolare via sul nulla di fatto. Una incertezza è stata pagata a caro prezzo. È altrettanto vero che la Provenzale ha meritato questa vittoria, perché è stata la squadra che ha avuto più occasioni, sullo 0-0 un'occasionissima per dove è stato bravo il portiere del Novara Montipò sul tiro di Raicevic, e sul 1-0 che ha negato la doppia Castiglia. Quindi il Novara è proprio mancato a livello nervoso, può anche essere che aveva troppa voglia, troppa carica agonistica, e sappiamo benissimo che quando si sente troppo un evento poi si rischia poi che questo evento ti manda completamente in tilt. Questo in parte è stato, ma credo anche che in parte sia dovuto a un organico che non è sicuramente un organico di primissimo piano, per intenderci non vale l'organico di Frosinone, di Palermo, di Cremonese, di Empoli, di squadre che sicuramente sono più attrezzate del Novara per fare un campionato di vertice. Era stato anche messo in preventivo, quest'anno la salvezza e il lancio dei giovani era l'obiettivo prioritario di una società che ha abbassato pesantemente il budget di gestione e che quindi deve pensare a guardarsi alle spalle. E proprio in questa ottica la partita con la Ternana assume una valenza altissima. Montipò è uno dei giovani, insomma, il Novara ne schiera tantissimi, addirittura mi sembra, insomma, più o meno 5 nell'11 titolare, mancherà, come hai detto, Dickman, che è impegnato nell'Under 21 di Biagio. Una domanda da Simone Francioli, collega di Umbria On, che abbiamo qui in studio per te, Guido. Vai, Simone. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Ho visto che oggi pomeriggio si è esposto in prima persona il DS Teti, proprio perché, insomma, la sconfitta nel derby ha un attimo surriscaldato l'ambiente, no? Che tendenzialmente è comunque tranquillo a Novara. Come sta vivendo l'ambiente di Novara, il post derby e questa serie negativa, o comunque rendimento negativo interno del Novara? L'ambiente è molto amareggiato, è molto deluso, secondo me sbagliando, perché la società non ha mai promesso una squadra di vertice, cioè è stata molto chiara dall'inizio che quest'anno era un anno di sofferenza, magari il presidente del Salvo non ha voluto usare questa parola, che al tifoso sappiamo è un po' difficile da accettare, però io credo che il calcio ci insegni che i bilanci societari siano prioritari rispetto a un discorso tecnico. È evidente che bisogna mantenere la categoria, però se per mantenere la categoria si va a rischio di un default economico, allora credo che sia giusta la scelta che abbia fatto il Novara di lanciare molti giovani. Il Novara negli ultimi anni ha mandato in Serie A 6 o 7 giocatori, non serve fare l'elenco, ma da Faragò, che ha fatto gol anche domenica nel Cagliari, che ha portato una plusvalenza di quasi 2 milioni e mezzo di euro, a giocatori come Vicari, che sta giocando nella Spal in Serie A, o come Ferrà, lo stopper che era il capitano della primavera della Juventus, che è arrivato a giocare nel Brescia, che Novara ha dato al Brescia, che quest'anno il Brescia sta dando al Cagliari, tanti ragazzi che si sono fatti onore, o Bruno Fernandes, che è stato l'Udinese, e quindi bisogna avere il coraggio, anche se i tifosi questo faticano un po' ad accettarlo,
di fare delle scelte, scelte che a volte possono essere un po' Romagna, ecco, adesso non mi veniva il numero, il nome di Filippo Romagna, classe 97, anche lo scorso anno, e il Novara già in questa stagione è la squadra che ha il maggior minutaggio di giovani. È chiaro che i giovani fanno partite molto belle e partite altrettanto meno belle, però io ritengo che alla fine questa squadra, questo organico, soprattutto se riuscirà a recuperare Maniero, che è un ex, che non ci sarà domenica pomeriggio, non è neanche partito, ha avuto un virus intestinale in questa settimana, la categoria potrà essere preservata. Secondo me invece è la Ternana che è una squadra che per organico, mi permetto di aprire e chiudere una parentesi, sicuramente non conosco benissimo la realtà di Terni, come la conoscete benissimo voi, meglio di me e meglio di quant'altri. La Ternana credo che sia una squadra che pur avendo anche in questo caso un cambio societario, ha i mezzi per fare meglio di quanto ha fatto finora, e se proprio in quest'ottica che il Novara dovrà stare molto attento domenica pomeriggio. Bene, io ti ringrazio Guido per la tua cortesia, ovviamente noi ci auguriamo che la Ternana possa far bene domenica col Novara, ovviamente tu ti auguri il contrario, ma insomma in bocca al lupo. Facciamo una cosa, io mi auguro un bel 2-2, un 3-3, così il pubblico si diverte e nessuno torna a casa scontento per la sconfitta. So che a voi preferite un 3-2 che un 3-3, ma è normale. Ti stavo per dire, mica lo so se qua il 2-2 o il 3-3 ci sta bene, insomma, vabbè. Grazie Guido, buona serata. Che sia un buon pomeriggio di sport, che la gente che sceglie di andare allo stadio Liberati possa divertirsi, questa è la cosa più importante. Poi assolutamente, speriamo. Domenica. Grazie, buona serata. Buona serata a voi, grazie della chiamata, arriviamo alla prossima. Grazie a te, sicuramente. Bene, allora direi Simone, insomma diceva la Ternana per organico, per mezzi, per disponibilità, avrebbe potuto, poteva fare, può fare di più dell'attuale ultimo posto in classifica con 13 punti. Bella osservazione. Dichiarazione da studiare, diciamo. Un po' di pretattica anche. Pretattica sì, ci sta. No, il problema è che in un campionato così equilibrato, dove ci sono diverse squadre al di là della classifica, anche proprio per prestazioni molto vicine, può essere anche vero, ma solo per la classifica, perché se la Ternana, mettiamo conto, vincesse domenica, già andrebbe a metà classifica di fatto con le sconfitte altrui, però ecco, diciamo che sono due squadre che hanno un organico per salvarsi, per puntare alla salvezza. Credo che la Ternana, vuoi per il cambio di proprietà, vuoi per tanti giocatori che sono arrivati dalla Lega Pro, e non parlo solo degli ex fondi, sia un attimo più debole, tra virgolette, no? Sulla carta. Poi vediamo se sul campo riescono a smentire questa cosa, insomma. Allora direi di andarci a vedere a questo punto le probabili formazioni. I precedenti li abbiamo citati, per fortuna ha tirato in ballo il discorso Guido Ferraro, quindi scarapazia a parte, andiamoci a vedere le probabili formazioni nelle grafiche curate da Michele Pettorossi, che ovviamente ringraziamo per il prezioso lavoro. Allora Simone, la formazione del Novara, scelte un po' obbligate per Corini, perché abbiamo detto manca Dickman, mancano sia Maniero che Sansone, Dickman è un esterno, Maniero e Sansone insomma ovviamente sono due attaccanti, non si sono allenati nemmeno Casarini, Trust e Armeno in settimana, infatti mancano. Mantovani è recuperato ma ha lavorato in maniera differenziata in tutta questa settimana, insomma 3-5-2 con Montipò in porta, uno dei tanti giovani, portiere che si sta sicuramente distinguendo, difesa a 3 con Golubovic, Mantovani e Chiosa, a destra Di Mariano, che è uno degli elementi più di spicco, diciamo, della formazione novarese, esterno con caratteristiche ovviamente offensive, il centrocampo con Moscati, occhio a Moscati perché ci diceva il collega, molto bravo sugli inserimenti e nelle palle inattive, la Ternana sappiamo che soffre le palle inattive, l'abbiamo visto anche a Cittadella, Orlandi, Sciaudone e Calderoni sull'esterno di sinistra, le punte insomma scelte obbligate, Macheda e Da Cruz. 3-5-2 che può in fase difensiva trasformarsi in un più abbottonato 4-5-1.
queste le caratteristiche della squadra di Eugenio Corigna. Andiamo a vedere la probabile formazione della Ternana e vediamo, Simone, se siamo d'accordo con quella che abbiamo ipotizzato noi, il 4-3-1-2 con Bleve in porta, Valiant, Gasparetto, Signorini e Favalli in difesa, Paolucci difende il centrocampo. La novità potrebbe essere, novità insomma mica tanto, però insomma, spesso si gioca il posto con Varone, abbiamo puntato stavolta con Suangiulli, Tremolata alle spalle di Carretta e Montalto, quindi puntiamo sul recupero di Montalto. Che ne pensi? È la formazione provata da Pochesci nell'ultimo allenamento a porte aperte. Secondo me, ripeto, Montalto ha buone chance di partire dal primo minuto. Credo che Angiulli abbia il posto, non dico assicurato, ma quasi. E, oltretutto, attenzione perché oggi il tecnico romano ha provato la fase di uscita dalla difesa con il pressing alto del 3-5-2 del Novara. E spesso si appoggiava proprio su Angiulli, perché Paolucci verosimilmente sarà schermato, data Cruche forse. E quindi secondo me è abbastanza fattibile la formazione. C'è da dire che in settimana ha provato, seppure in misura minore, il 4-2-3-1, altro schieramento non nuovo alla Ternana, che però credo sia in svantaggio al momento. Oh, c'è Valiant nella formazione perché è stato impegnato anche lui con la nazionale slovacca, ma è tornato in tempo, a differenza di Bordin, che invece salta il match perché sarà impegnato, insomma, è impegnato con la nazionale Under 20. Sarà fuori fino a mercoledì perché sì, deve giocare martedì contro l'Olanda. Bene, possiamo tornare in studio. Direi che ci manca di dire soltanto che l'arbitro del match sarà il signore Valerio Marini di Roma 1, terzo anno nella Candy B, dove ha diretto fin qui 6 partite con 3 vittorie delle squadre di casa, 2 pareggi e un successo della formazione esterna, guarda caso proprio del Novara ad Ascoli, che ha vinto per 2-1 Novara ad Ascoli. 4 i precedenti con la Ternana, una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nel 2009-2010 in Lega Pro, Ternana Cavese 1-1, nel 2015-2016 in Serie B la vittoria a Pescara 2-1, se non sbaglio, con sgroppata finale di Marco Duganzic, di Avenatti e gol di Duganzic, se non sbaglio, correggimi. L'unica rete in campionato del croato, credo. Sì, l'altra in coppa contro il Bassano. Contro il Bassano o il Bassano, forse, sì. E poi 2016-2017, lo scorso anno, in Serie B, Cesena Ternana 1-0 e Frosinone Ternana 1-1, dove concesse, mi pare, un rigore alla Ternana trasformato da Venatti. Gli assistenti dell'arbitro, del signor Marini di Roma 1, saranno Colella di Crotone e Soricaro, spero di aver pronunciato bene, di Barletta. Quarto uomo Di Martino di Teramo. Presenze di Di Martino di Teramo? No, scherzo. No, ovviamente. Di Martino, discreto numero di presenze sia da quarto ufficiale che da arbitro. No, non ci credo, cioè io non ci credo. Non ci credo. Me lo ricordo perché credo fu ampiamente criticato per qualche attuazione con la Ternana, non vorrei sbagliare, nella passata stagione o 2 anni fa. E con questo dubbio direi di lasciarsi, Melanie, alzi le mani, io sto portando. Fantastico, fantastico. Devi tornare, Simone, perché insomma non a caso sei uno dei più gettonati. Vediamo come va domenica e poi... Cioè, te ne riparliamo. Concludiamo dicendo che la conferenza stampa di mister Sandro Pochesci ci sarà sabato mattina alle ore 11.30-11.45, quindi per ovvi motivi non possiamo farvela vedere perché andiamo in diretta il venerdì e ve la riproporremo ovviamente nelle repliche che manderemo anche domani, e quindi conferenza stampa di mister Pochesci, speriamo di scoprire qualcosa in più insomma anche sulla probabile formazione. Bene, direi che siamo giunti a conclusione del nostro appuntamento con A Tutto Campo. Io ringrazio Simone Francioli che ci ha fatto compagnia, grazie Simone. Grazie a te. Grazie a Melanie Trivulzi. Grazie a voi. Cordiale, cortese e sorridente come sempre. Ti rivedremo presto anche venerdì prossimo, ovviamente. Sì. Grazie a Simone Francioli in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo che Ternana Novara si gioca alle ore 15 di domenica allo Stadio Liberati e potete seguirlo ovviamente su Radio Galileo, le finestre informative, 18 minuti di diritto di cronaca su Radio Galileo dedicate a Ternana Novara, poi il post partita con le interviste ovviamente dagli spogliatoi
e dalla sala stampa del Liberati, e poi intorno alle 20.30 il Galileo Sport. Al termine del Galileo Sport domenica manderemo ovviamente la telecronaca della partita della Ternana femminile contro il Pescara, il match clou del campionato di Serie A di girone unico di calcio a 5 femminile. Poi ovviamente lunedì ci rivediamo alle 20.30 sempre su Telegalileo per Fera di Sera. Direi che è veramente tutto, grazie a voi, buon proseguimento di serata e come sempre forza Fere!